A Internet Festival parliamo di gender gap e politiche di genere con Isabella Borrelli. Voi avete lanciato la campagna Dati per contare, di cosa si tratta e come funziona? Quali sono gli obiettivi? Allora, con Period in Tank, che è il think tank di cui sono cofondatrice, abbiamo lanciato nei primi mesi del 2021, a marzo 2021 siamo costituite e abbiamo lanciato la campagna Dati per contare. Dati per contare chiede ai comuni italiani dati aperti e disaggregati per poter fare, diciamo, reportistica e fare valutazione di impatto di genere. Che cos'è la valutazione di impatto di genere? È capire le politiche, in questo caso delle amministrazioni, in che modo impattano su i generi, più di due possibilmente, e a livello generazionale. Questo è un tema, diciamo, dolente per quanto riguarda l'Italia, poiché per fare questa valutazione di impatto di genere è necessario un approccio gender mainstreaming. Già che utilizzo questa parola in inglese vi farà capire che c'è un problema, perché non abbiamo nemmeno una traduzione di questa parola. L'approccio gender mainstreaming è quell'approccio che appunto va a valutare un dato sulla base della discriminante di genere. Normalmente, purtroppo, i dati vengono raccolti sulla base di un solo genere. Quindi, attraverso questa campagna si va a fare reportistica, si va a cercare di valutare l'impatto di genere e anche cercare di migliorare la qualità con cui vengono raccolti questi dati in base a più genere e in base anche generazionale. Durante l'incontro hai detto non esistono dati brutti, ma è brutto non avere dati. Che cosa vuol dire se in una società mancano i dati, per esempio, sull'occupazione femminile o sulla medicina di genere? Sì, non esistono dati brutti, esiste il non conoscere e non poter accedere a questi dati, perché i dati, anche quelli che rilevano una realtà poco gradevole, ci aiutano a correggere il tiro, fare monitoraggio, fare in questo caso reportistica di dati per valutare l'impatto di genere, ci può aiutare a poi mettere in campo delle politiche più efficaci. Noi ci troviamo attualmente in una grave mancanza di dati e di dati anche di un buon profilo, che siano di un buon profilo, soprattutto in alcuni settori. Quello da te citato, cioè quello della disoccupazione femminile in generale, del lavoro e dell'economia, sono dei settori in particolare in cui noi abbiamo pochissimi dati in Italia. Un altro settore in cui abbiamo pochissimi dati è quello ambientale, che vediamo sono due dei principali direttive di sviluppo del paese. Non avere questi dati ci porta a non poter comprendere i punti di intervento, ma soprattutto a costruire poi anche della tecnologia, degli algoritmi, delle strutture digitali che sono forti in senso negativo dei bias, quindi chiamiamoli dei pregiudizi basati su un solo genere, che è quello su cui vengono raccolti i dati per la maggior parte. Indovinate quale? Voi già lavorate con molti comuni e amministrazioni in Italia. Come sta andando? Come reagiscono i comuni di fronte a questo tipo di problematiche e anche soluzioni che voi proponete? Devo dire che fino adesso abbiamo riscontrato l'entusiasmo e disponibilità nel fare questo lavoro. Abbiamo iniziato, per esempio, cioè Bologna e Palermo, tra i comuni che hanno sottoscritto Dati per contare con cui stiamo collaborando, anche perché è uno dei punti dell'Agenda 2030 promossa dall'ONU. Quindi è anche, diciamo, un'evoluzione importante e in qualche modo doverosa a cui siamo tutti. Tutte chiamate.